il comune di Fano in campo per promuovere i progetti di orientamento nelle scuole. Assolutamente sì, sosteniamo fortemente tutto quello che è un percorso orientativo verso la scelta dei ragazzi rispetto al loro futuro. È un percorso che naturalmente hanno bisogno di maturare e partecipare insieme ai loro simili, ma anche accompagnati da docenti, da adulti, dalle istituzioni come in questo caso, ai quali abbiamo affiancato un tavolo proprio comunale, lo abbiamo ripristinato, era stato istituito nel 2018, poi si era bloccato con la pandemia, lo abbiamo notevolmente potenziato con altri organi, perché oltre ai rappresentanti delle scuole ci saranno anche i rappresentanti del mondo del lavoro come appunto i sindacati, ci saranno, oggi già abbiamo avuto degli incontri, hanno partecipato anche il Job come appunto Regione Marche, e quindi siamo ben nutriti. Sicuramente è un percorso che ci vedrà avvicinarci anche ad altre realtà locali, perché quando si parla di naturalmente indirizzo di questi ragazzi, poi devono naturalmente sfociare in un lavoro vero e proprio, per cui il fatto di creare un filo conduttore comune che va dalla scuola media, che è quella meno riformata, alla scuola superiore, poi accompagnarli anche verso un futuro, penso che sia dovuto, perché l'obiettivo dell'orientamento vero non è tanto sapere, ma sapere di essere. Con questi ragazzi occorre dare delle conoscenze trasversali. È bene che loro, usciti un giorno dal mondo della scuola, sappiano cosa sono, aumentino, diciamo, implementino tutto quello che è il processo dell'autostima personale, proprio per riuscire con consapevolezza a scegliere. Parliamo, preside, di questa scuola e quali gli indirizzi. Allora, io oggi sono qui per presentarvi, come consuetudine, ormai è quasi un appuntamento su Fano TV, l'offerta formativa dell'Istituto di Istruzione Superiore Polo 3 di Fano. In realtà, come ci tengo sempre a sottolineare, il mio contributo vorrei che fosse molto più trasversale, perché mi rendo conto che ovviamente per voi ragazzi e per le vostre famiglie questo è un momento molto complicato, perché una scelta sbagliata in questo momento potrebbe compromettere quantomeno la serenità della vita scolastica dei vostri prossimi 5 anni. E quindi la prima cosa che vi suggerisco di fare, da mamma più che da, no, come se parlassi con i miei figli, è quello di interrogarvi su quello che pensate possa essere il vostro futuro. Se immaginate per esempio una prosecuzione con gli studi universitari o no, quindi diciamo un tempo scuola di almeno 10 anni dopo la scuola media, perché questa è la prima cosa importante che dovete farvi, è il primo, la prima grossa cernita che potete fare nel panorama dell'offerta formativa che avete a disposizione. Ed è un momento, dicevo, molto importante. Perché questa prima distinzione? Perché chiaramente per loro natura i percorsi liceali impongono poi una formazione più specifica che deve necessariamente proseguire all'università, fatta salvo ovviamente l'immensa formazione umana e tecnica nel caso dello scientifico, però chiaramente non sono scuole, non sono percorsi orientati ad un profilo professionale, e quindi hanno bisogno necessariamente della prosecuzione degli studi all'università. La caratteristica invece degli istituti tecnici e professionali, e qui entro proprio, rimango ancora sul generico, non sto parlando del Polo 3, è proprio, si concretizza nel fatto che sono più orientati al lavoro, in misura un pochettino diversa l'uno dall'altro, e che consentono al termine del percorso di studi di scegliere di non proseguire all'università, pur avendo comunque un diploma, ma non è tanto il valore giuridico del diploma, ma una serie di competenze che sono immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, ovviamente a seconda del tipo di tecnico che si sceglie. Nella nostra città non ci sono tutti i tecnici e tutti i professionali, l'offerta formativa degli istituti tecnici è veramente molto ampia, da noi ce ne sono solo alcuni, e così come ci sono solo alcuni professionali. Io adesso, fatta questa premessa che mi sembra doverosa, perché è la prima grande domanda che secondo me famiglie e studenti in questo momento devono porsi,
Io passo a presentarvi ovviamente qual è l'offerta formativa della scuola che dirigo. Vi anticipo già fin da adesso che il 15 gennaio ci sarà un altro open day per il quale è possibile prenotarsi. E, per le giornate di studente per un giorno che stiamo dedicando esclusivamente ai ragazzi delle secondarie di primo grado, riservando per loro il sabato, perché in questo momento di pandemia abbiamo ritenuto più prudente, diciamo, evitare il contatto tra i giovani studenti della nostra scuola e i giovani provenienti dalle altre Il scuole. Polo 3. Il Polo 3 ha una grossa tradizione che nel suo percorso storico ha visto anche tanti dimensionamenti. I dimensionamenti si chiamano tali quelli che avvengono quando due scuole si fondono, diventano un tutt'uno, quindi non hanno più due dirigenti, due segreterie, ma un unico dirigente. Ma ovviamente il senso e la natura della scuola rimane sempre la stessa. L'ultimo dimensionamento che ha coinvolto il Polo 3, ha visto, diciamo, uscire dalla scuola, da questa istituzione scolastica, il liceo artistico che è andato con il liceo Nolfi Apolloni, e ha visto entrare dentro questa istituzione scolastica il Battisti, tecnico economico, che è entrato a far parte del Polo 3. Per questa ragione, oggi al Polo 3, chi sceglie il Polo 3 non può limitarsi a scegliere solo la scuola, cioè solo Polo 3, perché in realtà deve fare una scelta specifica in fase di iscrizioni online sull'indirizzo che vuole scegliere. Noi abbiamo ben 5 indirizzi nella nostra scuola, 3 tecnici e 2 professionali, che sono collocati attualmente nei due plessi di Via Nolfi e Volta, no? Via Caduti del Mare. Perché dico attualmente? Perché in realtà, come voi sapete, abbiamo in qualche modo dovuto fare spazio ad una parte del liceo per le situazioni relative, diciamo, al plesso del Carducci. Quindi, quando il tutto si risistemerà, ci ritorneremo ad avere anche il plesso di via 11 Settembre. In questo momento, la nostra offerta formativa ricca di tecnologia e laboratori, che sicuramente vedrete durante questo servizio, viene fatta in questi due plessi. Cosa studiamo qui? In che cosa consistono questi indirizzi? Quindi chi pensa di venire al Polo 3 deve venire per studiare cosa? Allora, la prima cosa che bisogna mettere ben in chiaro è che ciascuno è responsabile del proprio percorso di studi. Qualsiasi percorso di studi si scelga, è ovvio che dipende da come lo faccio per chiedermi come sarò in futuro, quanto sarò bravo a fare quella cosa, dipende solo dal tempo che ho investito nella scuola. Allora, l'indirizzo tecnico-economico è un indirizzo orientato prevalentemente agli studi, all'acquisizione di tutte quelle competenze che servono per gestire un'azienda. Quindi di base è questo, di competenze giuridiche e competenze economiche e contabili. Ha, come tutti i tecnici, ha un vantaggio, che in realtà la vera e propria scelta non si fa in prima, ok? Perché la scelta effettiva si fa in terza, nel senso che il biennio dei tecnici o è proprio comune, come nel caso dell'economico, o è molto sovrapponibile, come nel caso del tecnologico, dove tutte le discipline del primo e del secondo anno sono quasi uguali, in 2 anni ci sono solo 3 ore per una materia che è una materia di indirizzo, per il resto sono tutte uguali. Questo cosa comporta? Che io posso scegliere effettivamente in terza dove orientare il mio percorso formativo, e i vari tecnici tra di loro sono molto differenti. Per esempio, nel tecnico economico che cosa abbiamo? Quindi dopo un primo biennio comune dove si studiano tutte le materie dell'area comune, perché quelle sono uguali in tutte le scuole, ok? Italiano, matematica, storia, questo è uguale dappertutto. Si studiano, c'è un piccolo approccio, diciamo un piccolo assaggio delle materie dell'area di indirizzo, quindi un po' di diritto, un po' di economia, un po' di informatica, per avere un po' un'idea di quello che significa studiare quelle discipline e quindi poter scegliere con maggiore consapevolezza.
in terzo anno, dove invece i percorsi si separano e diventano molto caratterizzanti. Un percorso turistico, no? L'indirizzo turistico è un indirizzo nel quale predominano e sono protagoniste le lingue straniere. Le lingue straniere in questo caso diventano tre, si portano tutte e tre agli esami. L'inglese ovviamente è la lingua obbligatoria per tutti come in tutte le scuole, si aggiungono a queste a partire dal primo anno la seconda lingua straniera e a partire dal terzo anno la terza lingua straniera. La seconda e la terza lingua sono scelte normalmente dai ragazzi e dalle loro famiglie e la scelta è possibile tra lo spagnolo, il francese e il tedesco. L'attivazione di uno o di un altro non dipende da noi, ma dipende dalle scelte della famiglia, chiaramente. Devo dire che tendenzialmente la scelta della seconda lingua straniera, la seconda lingua straniera della scuola media, in genere la scuola secondaria di primo grado, si diventa la prima scelta della seconda lingua straniera in seconda e poi in terza se ne aggiunge un'altra, però voglio dire, si possono cambiare anche questi percorsi. Invece l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing è un indirizzo che è orientato esclusivamente, prevalentemente alla gestione aziendale, quindi un po' alla, come posso dire, giusto per capirci, al supporto che un lavoratore potrebbe avere nell'andare per esempio a lavorare nello studio di un commercialista o in una banca, perché si acquisiscono competenze specifiche per la valutazione dei bilanci aziendali, la creazione e la valutazione, la redazione e la valutazione dei bilanci aziendali. Ecco, ovviamente il tutto sempre supportato dalla cornice normativa e quindi dal diritto e da due lingue straniere che si portano fino in quinto. Sempre nel tecnico economico, a partire dal terzo anno, un'ulteriore scelta può essere fatta, è una scelta che devo dire è molto molto in linea con i tempi in questo momento. Cosa fa? Aggiunge al profilo dell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing, quindi di questa specialità, di questo essere specialisti nella gestione aziendale, le competenze informatiche, io dico spinte, in che senso? Nel senso che, giusto per dare un'idea, prima che cambiassero il nome a tutte le cose per confonderci un po', questo percorso si chiamava indirizzo programmatori, ok? Quindi che cosa significa? Che in questo indirizzo, oltre a acquisire le basi per la corretta gestione aziendale, quindi redazione dei bilanci, normative, fiscali e giuridiche, si acquisiscono anche le competenze non per utilizzare non solo per utilizzare il software necessario per, ma addirittura per progettare il software, cioè si imparano linguaggi di programmazione, si impara a programmare, ovviamente nel mondo gestionale, perché l'obiettivo nostro è sempre quello di realizzare, cioè, figure professionali che possano avere competenze utili all'azienda e spendibili nel mondo del lavoro. Il tecnico tecnologico invece è l'altro indirizzo tecnico che noi abbiamo, anche questo con un biennio comune, che si suddivide poi in terzo anno in due settori invece molto diversi tra di loro, mentre l'economico si somiglia molto, no? Ci sono solo delle sfumature. Il tecnologico si separa proprio perché in terzo anno si decide di fare il tecnico grafico e quindi acquisire competenze e specialità che siano a supporto ovviamente della innata creatività, perché un grafico per definizione deve essere un creativo, quindi competenze informatiche, competenze nell'utilizzo di applicativi, competenze nell'utilizzo di dispositivi come telecamere, macchine fotografiche. E quindi qual è l'obiettivo? L'obiettivo è acquisire competenze che siano poi spendibili nel mondo della comunicazione. E quindi i nostri alunni, se decidono di andare all'università, frequentano appunto scienza della comunicazione, frequentano istituti artistici o istituti per la formazione in, qualcuno è andato a fare delle scuole per fumetti, perché chiaramente poi ognuno trova la propria collocazione.
altrimenti lavoro nel mondo della comunicazione, quindi della pubblicità su tutti i settori, che va oggi dalla pubblicità nel mondo digitale alla pubblicità cartacea, agli spot, perché ovviamente voi che siete qui davanti a me sapete meglio di me che questo è un mondo molto complesso, dove poi in realtà ci sono delle specializzazioni dentro le specializzazioni. L'altro indirizzo tecnico, scusate, invece è quello che una volta veniva chiamato tecnico nautico. Oggi un po' noi ci lamentiamo del fatto che ci hanno cambiato un po' i nomi alle cose, perché questo a volte crea uno stato confusionale. E un po' è vero, però devo dire che in questo caso non a caso è stato cambiato, perché prima chi si diplomava al nautico faceva solo il nautico, cioè era lì e veniva, come dire, formato per condurre le navi o per condurre gli apparati, perché come voi sapete, no, una nave è condotta da due figure professionali molto importanti, due comandanti, uno che sta in plancia e che guida, tiene in mano il timone, e l'altro che governa le macchine. Sono entrambi due ufficiali ugualmente importanti. Però in realtà adesso si chiama questo percorso trasporti e logistica, che un po' ci fa allontanare dal nautico, perché non ci viene in mente che è quello, però ha un senso, c'è un motivo per cui queste cose, questo nome è cambiato in questo caso, perché in realtà le competenze che si acquisiscono sono un po' le competenze necessarie anche per la organizzazione del trasporto di persone e merci, non soltanto quindi l'aspetto tecnico navale, ma anche l'aspetto organizzativo. Giusto per capirci, pensiamo un attimo ad Amazon in questo momento. La forza di Amazon è la gestione oculata della logistica, no? E quindi giusto per capire il senso di questa nuova veste, di questo tecnologico. Abbiamo poi nella nostra scuola due indirizzi professionali, per loro natura i professionali sono orientati proprio alla cultura del lavoro, quindi noi lavoriamo per 5 anni prevalentemente per formare persone che possano immettersi nel mondo del lavoro, ai quali non è precluso lo studio universitario se lo vogliono. Anche qui abbiamo splendidi esempi di ragazzi che continuano con successo gli studi universitari, però l'obiettivo della scuola, anche per quello che c'è all'interno del curriculum, è proprio quello di formare persone altamente specializzate. In quali settori? Allora, con l'ultimo riordino dei professionali sono stati reintrodotti i laboratori dei quali erano stati privati, che sinceramente era una cosa un po' scandalosa per un indirizzo professionale, e è stato possibile con le quote di autonomia e flessibilità per le scuole poter stabilire delle curvature. Nel nostro caso, al nostro servizi commerciali abbiamo voluto dare un taglio web community, l'abbiamo chiamato, cioè un esperto di servizi commerciali, quindi servizi per le aziende e per l'azienda, che siano orientati a quello che oggi guardiamo nel panorama della comunicazione aziendale. Oggi noi sappiamo che la comunicazione sui social è una comunicazione importantissima, che spinge le vendite aziendali e spinge la diffusione aziendale per parecchio. In parecchie direzioni. Ecco perché vogliamo che i nostri ragazzi acquisiscano proprio queste competenze, cioè che non le sperimentino da sole in autonomia diventando bravi a gestire i social, ma che siano educati all'utilizzo dei social proprio con finalità lavorative. Invece, ovviamente in questo indirizzo di studi, la grafica anche qui rientra di nuovo, perché è ovvio che ha un ruolo molto importante. Poi abbiamo l'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, anche questo introdotto dai riordini, che ha unificato gli indirizzi artigianali che c'erano prima. E manutenzione e assistenza tecnica invece punta a fornire ai ragazzi delle competenze tecniche e tecnologiche da applicare
ai nuovi, per gestire, riparare, mantenere i nuovi dispositivi che tutti noi abbiamo dentro le case, che oggi hanno bisogno di enormi competenze, enormi, cioè competenze di tipo informatico, competenze di tipo meccanico, di tipo elettronico, di tipo tecnico. Ecco, ci tengo a dire questa cosa perché spesso i professionali sono visti come le scuole dove si va quasi a non far nulla, ma non è così. Le televisioni digitali che impongono un decoder particolare che viene installato da un tecnico, quel tecnico deve avere una certa competenza perché altrimenti il decoder non ve lo farà funzionare mai, non ce lo farà funzionare mai. Quindi non è da poco il percorso che si fa all'interno di un professionale, ha solo un orientamento diverso, un orientamento più finalizzato all'attività lavorativa e quindi alla risoluzione pratica dei problemi che quotidianamente si possono incontrare in quel settore professionale. Infatti, gli istituti professionali sono legati ai codici Ateco, cioè noi proprio come collegio docenti abbiamo dovuto individuare i codici Ateco per i quali noi formiamo queste persone. Ovviamente siamo nel sistema di istruzione, quindi non di formazione, perché la formazione professionale è un'altra cosa, da qualifiche, non diplomi, da problemi di istruzione professionale, quindi poi si può andare tranquillamente nel mondo del lavoro. Ovviamente questa è l'offerta formativa curriculare, poi esiste l'ampliamento, quindi significa che questo che vi ho appena raccontato voi lo trovate in tutti gli istituti tecnici economici d'Italia, del territorio di Pesaro, di Fossombrone. Poi c'è l'ampliamento dell'offerta formativa. L'ampliamento dell'offerta formativa invece caratterizza il singolo istituto perché prende vita all'interno dell'istituto a seconda delle passioni intercettate a seconda della disponibilità dei docenti, della progettualità dei docenti. E il nostro è un istituto molto attivo da questo punto di vista, partecipa alle attività progettuali proposte dal Ministero, spesso le vince, soprattutto con il settore della grafica, e partecipa, abbiamo attivato i percorsi di certificazione linguistica in tutte le lingue straniere, abbiamo attivato percorsi di ampliamento dell'offerta formativa in lingua, approfondimento linguistico per lingue straniere non comunitarie. Ovviamente queste noi li progettiamo, poi li attiviamo soltanto se ci sono delle richieste in un numero sufficiente. Si può conseguire, questo è un test center accreditato per le CDL, quindi si può sono seguire le certificazioni informatiche di ogni tipo. E poi ovviamente partecipiamo attivamente, grazie a un gruppo di docenti molto solerti, a tutti i PON che sono stati attivati anche durante l'estate e che stanno continuando durante questo anno. C'è una grandissima attenzione alla crescita personale dello studente che viene accompagnato ad acquisire quella consapevolezza che è necessaria per costruire se stesso in maniera autonoma, perché di fatto poi questo è. Mi chiamo Salvatore Fiore, frequento la quinta B del Volta e in questo momento ci troviamo nel laboratorio di elettronica dove il professor Pellegrini ci insegna a usare e a costruire degli impianti elettrici usati in tutti i giorni nelle nostre case. E qui ci istruiamo sul montaggio specifico e tecnico di alcuni apparecchi come citofoni, motori elettrici che si usano anche nelle aziende e diciamo questo corso è molto importante per la vita oppure per fare elettricista perché non si sa mai se un giorno si dovesse rompere un qualcosa in casa e chiamarle sempre elettricista è anche una spesa. Sono Simone Pellegrini, sono un insegnante tecnico pratico del Volta, anzi polo scolastico numero 3 di Fano. Questo, come diceva il mio alunno, è il laboratorio di elettrotecnica. Qui vengono i ragazzi fin dal primo anno e studiano gli impianti civili, quindi tutto il discorso dell'impiantistica civile per il controllo delle apparecchiature domestiche. Poi il secondo anno sviluppano la parte sempre di impiantistica civile. Come diceva il mio alunno, quello è un videocitofono dell'ultima generazione del sistema bus. Terzo, quarto e quinto anno passiamo sull'industriale, andiamo su una programmazione più complessa, quindi
quella dei PLC. I PLC, ne abbiamo qui un esempio, i ragazzi fanno il programma tramite computer che viene poi inviato a questo automatismo particolare. In questo caso abbiamo il controllo automatico di un motore asincrono trifase tramite questo PLC, che è un computer dedicato per l'automatismo e viene utilizzato nelle grandi aziende. Sono Mazzolini Francesco della Quinta B Volta e questo, come ha detto il prof, è l'inversione di marcia di motore asincrono trifase con la programmazione a PLC. Cos'è un PLC? È un computer che tu puoi programmare e a seconda delle tue, a seconda dell'utilizzo a cui ci devi fare. E il motore, come ho detto prima, è trifase, quindi è alimentato a 380. E visto che è una corrente pericolosa per noi uomini, potrebbe causare molti danni o addirittura la morte, il sistema di sicurezza con la chiave stacca la 380 e non la fa arrivare ai tre morsetti di alimentazione. E la chiave è sempre sotto chiave al prof e viene utilizzata soltanto al momento della prova. Poi qui abbiamo sempre nella torretta la 12 volt per alimentare i circuiti che vanno con meno tensione, e qui abbiamo il computer dove c'è tutta la nostra programmazione che appunto dopo verrà immessa nel nostro PLC. Questo qui è un'inversione di marcia che può essere utilizzato per un autotrasportatore o per qualsiasi tipo di automazione che ha bisogno di due direzioni di marcia in un eventuali. Lorenzo Conti, sono della classe quinta B Volta e siamo in laboratorio di elettronica dove abbiamo montato un circuito di un filtro passabasso attivo. Qua possiamo vedere la frequenza in ingresso e la frequenza in uscita, che è più attenuata rispetto a quella d'ingresso, e possiamo variarla tramite il filtro. Quanta passione c'è dietro questo lavoro? Tanta, comunque sia, siamo qua per questo, cioè ci piace questo lavoro e vogliamo continuare. Nella nostra scuola abbiamo un unico diploma per il quinto anno, perito in grafica e comunicazione, la specializzazione, e in realtà però prepara a tre professioni diverse. Lo studente che esce al quinto anno può fare il grafico, il fotografo o il videomaker. La nostra scuola prepara per il mondo del lavoro, ma anche per un proseguo degli studi sia nelle accademie che nell'università. Nell'università c'è l'Alma Mater di Bologna, dove possono fare il DAMS, discipline dello spettacolo, giornalismo, fotografia, eccetera, mentre abbiamo due fiori all'occhiello, che è Urbino con l'Accademia di Belle Arti, che ci sono diverse specializzazioni tra cui fotografia, video, pittura, eccetera, e soprattutto l'ISIA, che ultimamente prepara in tre specializzazioni. L'ISIA è un istituto di istruzione superiore, di istruzione artistica, che tratta la grafica ad altissimo livello, ci sono 6 scuole in tutta Italia di questa specializzazione qui, e fotografia e anche il video, e quindi diciamo che chi studia dopo il quinto anno sicuramente può accedere a queste scuole e formarsi a livello magistrale, sia per l'insegnamento sia per proseguire nel mondo del lavoro ad alto livello naturalmente. Io sono Ruben Rizzello, frequento l'Istituto Polo 3 e sono alla classe quinta dell'indirizzo Seneca. Cosa si fa in un laboratorio di ripresa fotografica video? In una ripresa di laboratorio noi prepariamo un set, come vedete qui, e abbiamo la macchina fotografica, mettiamo le nostre luci e i nostri vari strumenti per lavorare meglio e manipolare meglio la foto come vogliamo farla diventare. Ci troviamo nell'aula di navigazione e di simulazione di impianti.
In questo momento vedremo il funzionamento, i principi di funzionamento meglio del simulatore di navigazione che viene utilizzato nella disciplina di scienze della navigazione insegnata dal mio collega qua vicino. Attraverso questo programma, l'ECASINDEL, che è il programma che di fatto viene utilizzato in tutti i nautici d'Italia e anche nelle accademie navali, gli studenti apprendono le regole, il principio della navigazione ed apprendono anche il funzionamento delle plance, delle diverse tipologie di plance delle diverse navi. In questo momento abbiamo caricato uno scenario perché il programma permette di simulare la navigazione scegliendo la tipologia di nave, quindi posso scegliere di governare una nave mercantile, una nave militare o un motoscafo e posso scegliere di navigare in uno dei qualsiasi porti o più importanti porti d'Italia e del mondo. In questo momento abbiamo caricato lo scenario del porto di Genova, abbiamo selezionato una condizione di mare mediamente mossa, mare forza 4, e di navigare al mattino in condizioni di meteo favorevoli, ma possiamo impostare uno scenario notturno con mare molto più agitato, condizioni meteo avverse come vento molto forte, burrasche temporali con forti scariche. Ok, in questo momento nello scenario stiamo vedendo la nostra nave che si appresta ad entrare nel porto di Genova. Abbiamo visto appena passare ed è uscita dal campo visivo dello schermo, ma ce la troviamo a babordo. Ecco qua, con il nostro zoom, abbiamo visto passare adesso, vedete inquadrato, una nave mercantile che è appena uscita, sta viaggiando in rotta 180 ed è una nave mercantile. Perfetto, la nave è uscita dal porto. Ritorniamo con lo zoom. Il nostro simulatore permette di riprodurre. Nello schermo di sinistra abbiamo la visione dalla plancia, in basso lo schermo di sinistra vediamo le varie tipologie, i vari menu che sono contenuti e che sono rappresentati in plancia. Quindi abbiamo il comando delle eliche, abbiamo l'ecoscandaglio che permette di caricare, di verificare la profondità del mare, le ancore e i vari segnali. Sulla destra abbiamo caricato lo scenario radar, il quale radar poi ci permette di selezionare anche il raggio del radar, per cui possiamo avere una visione a 750 metri, ma possiamo anche allontanarci fino a 12, 24, 48 miglia. Possiamo anche caricare nello monitor di destra non il semplice radar, ma possiamo visualizzare l'AIS, che praticamente è l'equivalente nel nostro GPS dei nostri navigatori che utilizziamo nelle nostre auto. È diverso solamente la sigla, ma il funzionamento è lo stesso. In questo momento stiamo vedendo la pianta del porto di Genova. Raccontaci cosa si fa in queste aule, cosa fate praticamente tutti i giorni quando arrivate a scuola ed entrate qui dentro. Lavoriamo con le macchine utensili e i motori, i torni e basta, e le saldature. In questo laboratorio che cosa fate nello specifico? Il CNC, macchina controllo numerico, macchinario che viene controllato dal computer, che ha molte possibilità di fare molte cose, da trapanare il materiale a lavorarlo, di tutto. Siamo nell'aula di CNC e ci apprestiamo a vedere una parte di una lezione di programmazione CNC di un tornio a controllo numerico. Il tornio è una macchina utensile che permette la realizzazione di lavorazioni per asportazione di trucciolo da elementi grezzi di sezione cilindrica. Perfetto, in questo momento vediamo rappresentato schematicamente quello che dovrebbe essere il prodotto, il profilo del prodotto finale con le relative quote, e qui vediamo i blocchi o linee di programmazione nel linguaggio ISO che devono essere messe nella macchina per poter eseguire il pezzo. Nei primi blocchi vediamo le funzioni che regolano l'avanzamento dell'utensile, rappresentato in giallo in alto a destra, vediamo le coordinate di partenza e i parametri macchina, la velocità spindle 1200 giri al minuto e la velocità di avanzamento. Nei blocchi a seguire vediamo invece le varie coordinate che dovranno essere raggiunte dall'utensile in giallo per poter eseguire in questo caso una lavorazione di finitura. Come funziona una macchina utensile? Una macchina utensile, in questo caso il tornio,
considera due assi cartesiani. Se questo è il pezzo che deve essere eseguito, la Z rappresenta l'asse del pezzo, in questo verso allontanandomi dal tornio, la X rappresenta l'asse verticale, in questo caso essendo il pezzo di sezione circolare, avremo che anche la coordinata Y è simmetrica, identica alla coordinata X. Le quote rappresentate vengono rappresentate in base al diametro, per cui il punto di coordinate 18 in realtà ha coordinate 9. Questo è un po' il principio di funzionamento di tutte le macchine utensili, nello specifico i torni. Vediamo che nel primo blocco vengono impostate le funzioni generali, per cui la macchina parte con un avanzamento lento dal punto di partenza di riferimento, il punto R, per avvicinarsi al punto 0, definito come zero pezzo, perché le macchine utensili lavorano con due sistemi di riferimento, due zero. Lo zero del pezzo, in questo caso questo punto qui, dal quale avranno origine tutte le coordinate, e lo zero macchina, che è un parametro invece che è specifico della macchina. In questo momento, nel primo blocco, impostiamo la macchina di avvicinarsi con velocità di lavoro elevata, G00, non è una velocità di tornitura, al punto di coordinate 0 e X uguale Z. Perché? Perché la macchina si posiziona in questo punto per poi andare a lavorare e a ricostruire il profilo che deve essere tornito. Mi chiamo Jarno Burnazzi, frequento la terza volta di manutenzione e assistenza tecnica e quest'anno abbiamo iniziato un progetto di manutenzione e assistenza per le mountain bike e le prime lezioni si basano sulla manutenzione e le regolazioni dell'impianto frenante e dell'impianto cambio. E infatti qua abbiamo l'ultima nata di casa Lapierre, una 7.9 da enduro con un sistema di sospensioni ad aria, dove abbiamo parlato anche di queste cose qua al corso di mountain bike, e abbiamo fatto molte lezioni anche sulla serie a sterzo, sulle gomme, della loro funzionalità sia a livello stradale che a livello di fuoristrada, che comunque sono molto importanti per la tenuta della bici e anche per una prestazione migliore in gara. E abbiamo parlato soprattutto anche del materiale su cui è formata la bicicletta, in questo caso è fatta in fibra di carbonio, e le varie differenze tra carbonio e alluminio e tutti i punti a favore e a sfavore del materiale. Ecco. Questa è una classe dell'indirizzo turistico, una classe quinta, e ci troviamo nel laboratorio. Come insegnante d'inglese ogni settimana porto le classi nel laboratorio per svolgere attività varie. Un'attività è un'attività di listening, un'attività di ascolto, che è molto importante. Questa attività si può svolgere attraverso appunto la visione di video, di documentari oppure di film. Oggi per esempio abbiamo scelto un'attività riguardante il pianeta, infatti l'attività che vedremo si chiama Save Our Planet. Gli alunni devono seguire il video, cercare di capire le parole chiave e le frasi chiave che sono contenute nel video per poi svolgere delle attività successive. Sono Betty Giorgia della Quarta H dell'Istituto Tecnico Economico Battisti dell'indirizzo turistico. Questo indirizzo offre la possibilità di imparare e di sviluppare competenze e conoscenze nell'ambito turistico. E studiamo tre lingue, la principale è l'inglese e due a scelta tra francese, tedesco e spagnolo. E questo indirizzo ci permette di sviluppare le nostre competenze in ambito lavorativo per poi svilupparci un futuro in ambito turistico. Gli alunni dalla classe terza fanno dei progetti PCTO di tirocinio in cui possono sviluppare le loro competenze e dalla quarta alla quinta entrano dentro le aziende turistiche. Cioè molto importante per conoscere le aziende turistiche del territorio
e per capire gli sbocchi lavorativi che potremo avere in futuro, tra cui le agenzie viaggi, poter lavorare dentro hotel, campeggi e inoltre anche in tour operator sia italiani che all'estero. La scuola inoltre offre molti progetti gratuiti, tra cui le CDL, le certificazioni linguistiche e i progetti Erasmus. La scuola offre ogni anno l'opportunità di partecipare a progetti Erasmus di 5 settimane. E io sono tornata settimana scorsa da un progetto Erasmus in Irlanda, in una cittadina a sud di Cork, quindi nel sud dell'Irlanda. Ho lavorato in un ristorante, ma molti altri ragazzi hanno lavorato per esempio in negozi di vestiti oppure in attrazioni turistiche. E consiglio vivamente di fare queste esperienze perché credo siano molto importanti dal punto di vista personale, ma anche dal punto di vista linguistico e culturale. Ho scelto questa scuola perché desideravo approfondire un percorso di studi pratico e operativo ed avere alla fine dei 5 anni un diploma spendibile nel mondo del lavoro. Come tanti ragazzi della mia età, ho sempre avuto una vera e propria passione per i social network. E sapere che possono essere studiati anche a livello scolastico come materia mi ha colpito molto. Il nostro infatti è un indirizzo nuovissimo ed appassionante, si occupa di social network, quello di oggi è il tempo dei grandi cambiamenti ed è per questo che anche il mondo del lavoro richiede la nascita di nuove figure dell'immagine aziendale. All'Olivetti, in seguito alla riforma dei professionali, è nato l'indirizzo web per le community online della durata quinquennale. Con questo percorso ci specializzeremo nel curare e promuovere la visibilità online dell'azienda, a creare e gestire la presenza in rete del marchio aziendale, a collaborare alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell'immagine. E saremo capaci di costruire e gestire la relazione dei principali social network come Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Nel corso di questi anni abbiamo realizzato molte attività che ci hanno fatto entrare in modo diretto nel mondo del lavoro, mettendo a frutto le competenze raggiunte. Consiglio questo indirizzo di studi a chi ama i social e a chi è creativo e curioso, e chi alla fine dei 5 anni vuole avere l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro con una professione completamente nuova e sicuramente appassionante. Sono Nicoletta Spendolini, sono docente del percorso dell'Istituto Professionale Servizi Commerciali Web Community. È un percorso nuovo che è iniziato qualche anno fa e che aderisce un po' a quelle che sono le esigenze del mondo in cui viviamo, mondo in cui i social e il web sono parte della nostra vita, per cui miriamo a formare in questo percorso studenti. I nostri studenti studiano per gestire i social media, per gestire il web, le pagine web, legato naturalmente all'azienda e quindi alle esigenze dell'azienda per poter meglio comunicare e vendere i prodotti. È un percorso nuovo e speriamo appunto che abbia così una aderenza con il territorio, come abbiamo visto anche in questo difficile periodo, il web ci è servito molto, per cui ecco, speriamo di essere moderni in questo. Questa è una delle nostre aule dove i nostri ragazzi lavorano e che frequentano insomma settimanalmente con un monte ore significativo per poter proprio imparare facendo. Ecco, questa è una delle prerogative degli istituti professionali, che l'apprendimento è legato al laboratorio, al fare. Abbiamo tanti progetti, anche progetti Erasmus, quindi insomma crediamo ecco, di essere un'ottima proposta per il territorio di Fano.
Nel corso di sistemi formativi aziendali ci occupiamo di imparare tutte quelle nozioni e soprattutto apprendere quelle competenze attinenti il flusso di informazione aziendale, e quindi studiamo i linguaggi di programmazione, in particolar modo Java, che è uno dei più potenti e utilizzati linguaggi di programmazione attualmente utilizzato in tutto il mondo. Quindi i ragazzi possono avere anche grandi competenze nel viaggiare nel mondo e rivendere le proprie competenze anche all'estero, e soprattutto studiamo i database. In particolar modo studiamo tutti quei database relazionali come Oracle e MySQL. Sono tutti linguaggi open source, in modo tale che anche i ragazzi a casa possano continuare a utilizzare tutte queste tecnologie, visto che appunto sono open source, quindi gratuiti, e durante lo studio in laboratorio, visto che tutti i ragazzi vengono in laboratorio, in questi bellissimi laboratori dell'Istituto del Polo 3, e sfruttare al massimo le potenzialità sia dei calcolatori messi a disposizione appunto dai laboratori e al tempo stesso dai linguaggi di programmazione che poi ritroveranno anche a casa. Sono Cagnazzo Fabio, frequento la classe quinta E dell'Istituto Battisti del Polo Trefano, e in questo laboratorio ci occupiamo principalmente della programmazione di applicazioni, siti web, database, tutte quelle competenze informatiche che sono richieste nel mondo del lavoro dalle aziende. Trovo molto interessante il nostro indirizzo per due principali motivi. Il primo è che lega fortemente l'economia con l'informatica, e il secondo è che penso che il nostro mondo stia andando verso una digitalizzazione completa, e dunque più che mai in questo momento è importante sapersi relazionare con i computer, con appunto i linguaggi di programmazione, con tutto ciò che riguarda l'informatica e appunto anche l'economia, che sono strettamente legate.